Piazza Tolomei deve il suo nome a una famiglia che ha avuto una grande importanza a Siena. Così il Palazzo Tolomei, la cui costruzione inizia nel 1208 come edificio principale del castellare che la ricca famiglia di banchieri e mercanti aveva cominciato a fortificare lungo la Francigena sin dal secolo precedente. Dopo la battaglia di Montaperti e le tensioni sociali che ne seguirono, però, nel 1267 il palazzo originario fu quasi completamente distrutto dai ghibellini, in quanto la famiglia Tolomei parteggiava per la parte guelfa e molti dei suoi membri più in vista avevano abbandonato la città sin dal dicembre 1262, recandosi in esilio ai Radicofani, l'epoca terra sicura essendo sotto il controllo papale. Rientrati a Siena insieme agli altri esuli nell'agosto del 1270, avviarono la ricostruzione del proprio palazzo, peraltro subito danneggiato da un furioso incendio nel 1277. In realtà la piazza, dal XII secolo, veniva identificata con l'appellativo di Platea Sancti Cristofori, assumendo sin dai primordi dell'età comunale una rilevantissima funzione pubblica. La prima citazione di quest'area urbana risale ad un atto di vendita del 1088, che costituisce anche la prima menzione della chiesa di San Cristoforo, situata proprio davanti al futuro Palazzo Tolomei. Al centro della piazza troviamo una colonna sormontata dal simbolo di Siena, la lupa, e scolpita da Domenico Arrighetti. Il Palazzo Tolomei è inoltre noto per la leggenda della Pia, citata da Dante nel quinto canto del Purgatorio e che recita «Ricorditi di me, che so la Pia, Siena mi fe, disfecemi Maremma», di cui una lapide con queste parole troviamo proprio sul palazzo.